Buongiorno amici, oggi 12 maggio 2024, domenica, io mi trovo sotto Montecatria, c'è un paesino che si chiama Serra Sant'Abbondio. Mancano meno di 2 settimane al Passatore. Come sapete, il Passatore è una gara di ultramaratona di 100 km che ogni anno si svolge l'ultimo weekend del mese di maggio, partenza da Firenze e l'arrivo a Faenza. È una gara collinare. Impegnativa, ma è molto famosa sia a livello nazionale che internazionale. Quest'anno saranno presenti più di 3.200 atleti, che tra questi 3.200 atleti ci siamo anche noi, cioè, ci sono io, Lorenzo, Vincenzo, ci sono tanti altri amici da tutta l'Italia che parteciperanno a questa gara. Oggi partecipiamo a una gara di trail che per me è la prima volta, non ho mai partecipato. Questa gara anche come un allenamento prima del passatore per fare un po' di salita. Andiamo a ritirare il pettorale e poi vi farò vedere il percorso, vi farò vedere come si svolge questa gara, se riesco a gestire bene fino all'arrivo. Ok? Andiamo. Ecco, ho preso il numero 203. Tu che numero sei? Io ho 293. Guardi, pensavo che fosse una gara così su strada, come al solito, No, no? Invece è tutta un'altra roba. Poi non è un Quindi trail sei. troppo estremo, dai, sono 30 km, 2100 metri di dislivello e siamo ancora in un certo limite. E sicuramente domani faranno male le gambe, però in 2 o 3 giorni poi si sciolgono e rimane. Comunque sentirai un muscolo più tonico. Mancano ormai pochi minuti alla partenza, alle 9 partiamo, giusto? Alle 9. Partire piano, io non è una ho. gara lunga questa, diversa dal solito. Non ho Va idea, come sarà questa gara, come il percorso, non ho mai fatto, è la prima volta. Motivo in più per andare piano. Esatto, sì. Cercherò di andare piano. Non è facile. Siamo pronti, posso andare col conto alla rovescia? Appena siamo partiti, abbiamo superato già 500 metri, che c'è subito una salita. Gli atleti vanno sul piano, non è una gara su strada, questa qui è completamente diversa. Tutti mi hanno detto che devi andare più piano, invece io sono nel primo gruppo. Vediamo cosa succede oggi. Si vede che questi atleti sono bravi a fare la discesa, vanno forte. In salita andiamo su insieme, però in discesa vanno molto più forti di me. Siamo quasi al quarto chilometro. Io sono rimasto con un gruppo di ragazzi, siamo 5-6. Devo fare attenzione. Rampa sarà 30% di salita. Che fatica. La mia strategia per andare su in salita come i ciclisti, sto andando zig zag. Perché questa salita è troppo ripida, non finisce. Quando fai trail, secondo me, usi altri muscoli che non usi nelle corse sulle strade. Infatti, i polpacci fanno male perché non sono allenati per questo tipo di percorso. Siamo al quinto chilometro.
abbiamo sbagliato la strada, circa 200 metri, adesso dobbiamo tornare indietro, altri 200 metri, dovevamo andare dritto. Siamo al 18° chilometro, stiamo ancora scalando la montagna, Monte Catria. Io ho finito l'acqua, avevo un litro d'acqua, ho bevuto tutto e ho finito. Mancano ancora 3 km mi sa al ristoro, devo resistere, però per fortuna ce l'ho già. C'era la macchina di soccorso dietro. Hai fatto bene, no? Sì, ho chiesto l'acqua, ci hanno dato una bottiglia d'acqua, abbiamo bevuto un po' d'acqua, adesso hai fatto bene. Siamo un po' meglio, perché è duro arrivare in cima, solo che non finisce. Dobbiamo arrivare in cima. Sono arrivato in cima. Sì, andiamo! Al 22° chilometro mi sono perso, non c'è nessuno qui. Oh, ho visto una bandiera lì. Esatto. Allora, devo andare di qua. Sì, così. Da 3 ore e mezza che sto correndo e camminando. Comunque, mancano solo 5 chilometri. 28° chilometro. Sì, the champion. Congratulations! Grazie! Siamo al 29° chilometro, ma la salita non finisce, guarda. Guarda la salita. Come va? Male. Oh, yeah. Per tutti. Iniziata la discesa, ma io vado più piano della salita, non ce la faccio. Discesa veramente ti ammazza. E arrivo, se lo sento buono. Bravissimo, complimenti, bravo. Grazie. Straordinario, veramente. Finita la gara. Oh, no, non arriva nessuno, sì, arrivati in questo momento, bravissimo, complimenti. Vai, Lorenzo, 7 km. 4 ore e 26 minuti, 30 secondi. Vai, è finita, complimenti, dai che c'è stato fatto.